I carabinieri di Fano, coordinati dal comandante Alfonso Falcucci, hanno arrestato una coppia specializzata in furti in auto grazie alla segnalazione di due coraggiose ragazze. Le due ragazze, mentre conversavano in auto lungo le mura Augustee a Fano, si sono accorte che poco distante da loro un ragazzo ha forzato un paio di auto, è entrato al loro interno, ha portato via quello che trovava e si è dileguato a bordo di un'altra vettura che lo aspettava poco distante. Chiamano subito il 112, danno posizione e descrivono minuziosamente tutto quello che hanno visto, ma non si fermano qui. Decidono, per non perdere il contatto, di inseguire la vettura sospetta fin sotto la Rocca Malatestiana, dove questa si ferma in una zona buia, mantenendo sempre però il contatto con l'operatore della centrale operativa. Lì, in breve tempo, arriva una pattuglia dei carabinieri che ferma i due all'interno dell'auto e recupera merce, proveniente sicuramente da tre furti avvenuti poco prima in altrettante auto. I due, con numerosi precedenti simili, un ucraino di 24 anni ed un'italiana di 20, sono stati arrestati in flagranza di reato e durante il processo, con rito abbreviato avvenuto nella mattinata di oggi, sono stati condannati ad un anno e quattro mesi lui da scontare ai domiciliari e 10 mesi lei rimessa però in libertà.